Sono già benedetti. Sono? Già benedetti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia. I riti della settimana chiamata anche la grande settimana, in cui siamo chiamati a contemplare Gesù che passo passo si lega al Calvario, dove darà la sua vita per noi. Ma il suo gesto di amore poi culminerà nella sua redenzione. Questo rito si svolge in Sicilia 3000 anni. Si svolgeva già 1000 anni prima della nascita del cattolicesimo, in un rito dedicato a Dioniso. Ancora oggi i siciliani ripetono questo rito senza sapere che lo fanno da 3000 anni. Grazie alla sincretizzazione della Chiesa cattolica che ha sovrapposto a questo rito quello descritto nei Vangeli, con la morte di questo Gesù, che ultimamente è stato dimostrato un'invenzione. Ormai la letteratura su questo argomento è abbastanza comune. Durante il rito della Pasqua, cioè della primavera, in Sicilia si festeggiava la fine dell'inverno e l'inizio della nuova stagione con questo rito dionisiaco. Un giovane veniva issato sopra un palo biforcuto, che era poi un albero, e veniva rappresentata la morte dell'inverno e l'inizio della nuova stagione, la primavera e quindi l'estate. Il giovane rappresentava la fine, la morte dell'inverno, moriva e dopo pochi giorni risuscitava. Ovviamente era tutto un rito, non moriva nessuno. E il giovane è stato sincretizzato nella religione panteista con Apollo, che si sovrappone a Dioniso, ma in realtà era il dio della bellezza maschile, e lo stesso è nel cristianesimo, viene rappresentato in questo Gesù inventato e sostituito a Dioniso e ad Apollo. E concede a noi due fedeli che accompagniamo a tutti i nostri nostro Re e Signore.
l'occasione di giungere con lui alla chiesa del pensiero. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Questa cultura naturalista che oggi qua a Messina è ricordata dal mercato biologico è stata stravolta dal cannibalismo del cristianesimo che ha portato all'alimentazione carnivora distruggendo un patrimonio culturale inestimabile dei sicani che era un popolo di vegetariani, non mangiavano carne, e invece il cristianesimo introdusse una nuova dieta carnivora e quindi a base di sangue di animali, e oggi è la grande carneficina degli agnelli, vengono sacrificati agnelli, migliaia di agnelli in tutta Italia vengono sacrificati oggi in nome della Pasqua, una carneficina bestiale. Siamo qua a festeggiare la carneficina. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Quando si avvicinarono a Gerusalemme verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel deserto subito e troverete un asinello legato. Federico.